Allora, film su Cortichese e Cortile. Quindi tu sei nato in Cortichese e Cortile. Sinceramente, io dico di essere nato dentro a Cortichese e Cortili, perché sono dell'83, Cortichese è nato nell'87 a Monteveglio, e il primo saggio che ho fatto io di pianoforte con Teresio è stato nell'89 all'Abbazia, e mi ricordo proprio, me lo ricordo come un debutto, la stessa ansia, la stessa paura, lo stesso sentimento che provo a tutt'oggi quando devi presentare qualcosa davanti a un pubblico, che sia minimo o che sia più importante. Il film è nato da una strategia importante fatta con Enrico Bernardi, con Teresio, già nel corso degli anni. Avevamo previsto l'arrivo del trentennale, quindi è stata, insomma, un'opera anche così tattico-strategica, e abbiamo girato tutta la 29esima edizione, non integralmente, però una buona parte, e lentamente abbiamo pensato a come impostarlo. Non è un film così d'autore nel senso stretto, però nascendo magari io dentro la rassegna, qualcosa di estremamente empatico, simpatetico, patetico esiste. Poi abbiamo realizzato questa intervista a Teresio in gennaio, la fine di gennaio, a casa sua, e un'intervista a Enrico Bernardi. Abbiamo montato le loro parole. È un film da 50 minuti che parla anche di questioni importanti legate anche alla disabilità e all'abilità con cui non soltanto Teresio, ma tutta una serie di persone in questi 30 anni hanno creato un'eccellenza a livello di valorizzazione del paesaggio, delle eccellenze, scusate la ripetizione, del patrimonio artistico. La musica è il tramite di questo, e quindi è un film estremamente musicale, allo stesso tempo è un'opera di memoria.